Checking connection, you are now live. Quando comincia la diretta della domenica c'è sempre un attimo di ufficialità, no? Da Instagram che ti dice you are now live, il punto esclamativo. Quindi ti devi un attimo preparare, fare la faccia giusta, no? Che faccia faccio? Così. Meglio così. No, scherzo chiaramente. Intanto, ecco, Antonio Padovani join, siamo di nuovo alla nostra diretta domenicale. Fatemi e far entrare Antonio, anche Tennis Club Azzurro. Poi Tennis Club Azzurro. Intanto Antonio Padovani ho accettato, quindi dovrebbe entrare. Eccolo. Ehi. Antonio, buonasera. Buonasera, ti seguivo, ormai ci stai prendendo gusto, cioè, la faccia da diretta, ho Sì, ma capito, tu capito che devo fare le facce da vabbè. coach, no? Cioè, non è che Le non è che facce prendo. da coach. Sì, questo. Effettivamente anche le facce che uno non capisce, che trasmette al giocatore, le facce sono importanti, cioè te, Importantissimo, sì. importantissimo. Eh sì, poi Fammi anche la poca. vedere alcune facce, vai, dai, fammi Allora, allora. ci sono due facce diverse. Se ti rendi conto che la telecamera sta su di te, la faccia deve essere proprio che tu stai pensando qualcosa, no? Che tu stai così, stai. Ah, ok. L'occhio No, ma io un po' sbarrato così, che è come se stai all'occhio da matto, devi fare, no? E poi, concentrato da matto, sì, e poi quando c'è focus, la focus. telecamera devi far vedere, anche se magari il giocatore manco te sta a guardare, fai così, non fa vedere che stai lì. Ho Se capito. invece quando non c'è la telecamera è più autentico, la fascia devi cercare, dipende dal giocatore, come ti guarda, che relazione c'è col giocatore, se è una giocatrice. La giocatrice quando sbaglia ti guarda subito, no? Come dire, perché ho sbagliato è colpa tua, no? Una È volta con colpa Daniela tua? Antokova, per farla ridere, ho portato uno specchio, no? Allora lei mi guardava a me, io mettevo lo specchio, no? Sei Se sbagliato te, cazzo, brutta strona. metteva a ridere, allora ci passava, no? Ho capito. Cioè, le facce uno effettivamente non si rende conto, però cerca di. Io mi sono sempre, ho sempre cercato di comandare i pensieri che avevo e di crederci, anche fuori dal campo, che uno pensa, dice, e non puoi trasmettere niente, ma immaginarsi che il proprio giocatore vince, che fa il punto, che alla fine, cioè, credevo che funzionasse, non so se poi alla Sì, fine. bello, bello questo. Fa parte del body language, no? Sì, L'espressione. credo che alla fine lo fai vedere, ecco, cioè, quindi. Assolutamente. Cioè, poi tu hai giocato, sai, quando guardi fuori non ti sfugge niente, eh? Non ti Sì, sfugge è vero, niente. è Cioè, vero, è vero. 10.000 persone, sai che stanno facendo tutte 10.000. È vero. Allora, le 10.000, in questo periodo 10.000 persone indoor, cioè nel senso c'è la stagione indoor, ma in contemporanea è iniziata la stagione su terra, reopen con dei risultati notevoli. Ecco. Le differenze, cioè come il palmarès dei tornei più grandi che si sono fino adesso quasi tutte giocate all'aperto, sarebbe cambiato se fossero stati giocati indoor? E oggi come oggi, innanzitutto tante partite, per esempio Australian Open, tante partite sono state giocate indoor pur non essendo un torneo indoor, perché se piove, quasi tutti i grandi tornei hanno messo il tetto, no? Madrid ad esempio ha tre campi col tetto retrattile, no? Prima ce l'aveva solo Tokyo, adesso è tanti anni che ce l'ha l'Australian Open, l'hanno fatto forse 30 anni fa, ma quasi nessun altro ce l'aveva, no? Tanti tornei sono stati influenzati parecchio dalla pioggia, no? Ti ricordi Agassi, stava 2-7-0, ha piovuto con Medvedev, poi ha vinto, possiamo fare un sacco di esempi. Sì. Addirittura a Wimbledon la pioggia era una caratteristica quasi tradizionale, Di no? aspettare i tempi fra quando pioveva, i teloni, cose, Sì, cioè. che fai quando piove, il giorno dopo, entri in campo il giorno Ma dopo, poi prima. credo che qualche anno fa l'umidità, cioè quando forse usavano anche meno i teloni, c'era meno la tecnica per preservare la giusta umidità nei campi e nelle giornate piovose i terreni erano quasi più scivolosi, cioè la palla viaggiava di più, cioè
Non lo so, sì, ecco, mi sembra che sia cambiato proprio anche da quel punto di vista. Si è cambiato tantissimo, perché adesso si è molto uniformata, prima c'era più specialisti, giocavi indoor, prima io ho giocato con Jarrid, non so se te lo ricordi, era un missile a Vienna dove giocava sul legno, cioè il campo da basket, cioè era ingiocabile proprio, lui mi ha dato 6-1-6-2, ma lui era abituato a questi movimenti brevissimi. Ecco, una cosa di cui mi pento nella mia carriera è che ho puntato quasi tutto sulla terra, no? Io sono sicuro adesso col senno del poi che mi potevo adattare a, forse non indoor, ma almeno sul cemento. Indoor era proprio un altro sport, era. Sì, però prima c'erano veramente, cioè non c'erano poi così tanti giocatori che si adattavano così facilmente, nel senso perché erano dei mondi veramente separati. Adesso i campi indoor sono incredibilmente lenti rispetto a prima, cioè nel senso che uno, vedendo viaggiare la palla ai 200 mila all'ora, uno pensa che sia un campo normale, in realtà spesso sono delle carte vetrate che sono lentissimi, ecco. Poi è naturale che le fanno viaggiare uguale loro, ecco, però sì, si sono rallentate veramente tanto, non trovi? Sì, assolutamente, sono uniformate anche addirittura l'erba si gioca da fondo, prima ricordi c'era l'erba calpestata vicino alla rete e poi al fondo, adesso è solo a fondo, l'erba è perfetta vicino alla rete, salute. Scusa. Quindi sì, adesso infatti quello che mi fa credere in Berrettini e Sinner che producono risultati dove li metti, no? Perché forse Berrettini è un po' più sull'erba, Sinner un po' più sul cemento. Però il Fognini, per esempio, indoor, così vado a memoria, non ha vinto tanto, pochissimo, ha anche giocato pochissimo. C'è l'incidenza del servizio che lì che sulla è terra ti può ancora gestire senza tanto servizio, sulle altre superfici è tosta. Comunque è sempre fortissimo. Ha fatto anche qualche bella partita sull'erba, ma chiaro, anche questa settimana a Rio de Janeiro è ritornato semifinale subito. Ha battuto Carreno Busta e poi una gran semifinale, ha perso con Alcaraz. Io non l'ho vista la partita, sì, però. Ha fatto tornato una sorpresa a Carreno Busta e ha detto: c'è posta per te. la battuta, sì. Ma oltre, ci sono giocatori che indipendentemente dal servizio a livello indoor rendono sicuramente di più e altri invece perdono tanto. Cioè, quali sono le caratteristiche secondo te diverse, ecco, cioè. Ma visto che mi hai dato 6-2-6-1, dovresti dimmelo. Io personalmente eravamo piccoli, giocavo abbastanza bene indoor perché effettivamente senza vento riuscivo a essere più preciso e forse riuscivo a sfruttare meglio delle qualità mie, non avevo i piedi velocissimi e quindi c'erano meno complicazioni, quindi potevo giocare anche più difficile, cioè sinceramente questo è il. E mentre fuori, con il vento, con condizioni sempre differenti, forse l'aspetto fisico incideva molto di più, ecco. Cioè, nel senso, il riuscire a fare il punto senza giocare perfettamente non era facile, ecco. Sì, infatti il timing indoor, la palla va di più, non c'è vento, anche il sole non esiste, quindi certo, la luce è uniformata, si potrebbe pure giocare senza cambiare campo, quindi è tutto diverso, andiamo verso molto, secondo me, in futuro, verso il tennis indoor. Io ho fatto il telecronista per 5 anni a Italia 1 per il torneo del Foro Italico e c'era proprio il terrore della pioggia. Cioè, veramente i diritti televisivi sono forse l'entrata più importante per un torneo e sono molto a rischio. Questa settimana Rio de Janeiro ha sofferto tantissimo, penso avranno avuto dei danni economici anche non indifferenti, il torneo è stato influenzato. Alcaraz, aperta parentesi, ha battuto Berrettini e Fognini nella stessa giornata sulla terra. Alcaraz è un fenomeno, è uno che veramente può passare per il mondo. Sì. Quindi, siccome la televisione ha molta influenza, penso che andremo sempre di più. Mi dispiace che ancora non c'è neanche l'accenno di mettere un mattone per costruire il tetto sul centrale del Foro Italico. Anche il foro, anche il torneo di Roma, ogni tanto io lo so perché si organizzano anche le giornate con i ragazzi dell'agonistica, della scuola, per andare a vedere il torneo. Può capitare che poi prendi la giornata allucinante di pioggia, non vedi un incontro ed è un bel dramma, non sai dove stare, insomma è un problema, ecco, cioè.
Tanto dici... salutiamo il grande Francesco Clabacchi che ci sta grande Francesco. Un abbraccio, sono andato a giocare con lui l'over a Colonia da lui, che mi ha ospitato gentilissimo, uno spettacolo, un appassionato di tennis, Francesco, eccezionale. Fantastico. Però è naturale che adesso io faccio la marcia indietro, nel senso al tennis poi di tutti i giorni. Lì da te il grosso vantaggio rispetto al Nord Italia, certo, oppure è che si può giocare fuori, cioè, quindi tutto l'anno. Io credo ci sia una grossa differenza. Adesso, per esempio, non so se hai seguito, abbiamo avuto un calo, un aumento dell'ENE, delle bollette, del gas allucinante, che sta mettendo in crisi tantissimi club di tennis, ecco. Però io credo che effettivamente il poter giocare fuori fa risparmiare tanti di quei soldi, che è allucinante, ecco. Cioè, noi siamo una via di mezzo a Firenze, sì. Poi il Covid anche ha contribuito, infatti, perché stare fuori, noi abbiamo sempre giocato qui in Florida, quindi tutti i giocatori ormai vanno a Dubai o vanno in Florida, vengono, sono già in Florida, o proprio si trasferiscono in Florida, tantissimi anche non americani, perché giocare fuori all'aperto tutto l'anno non ha prezzo. Penso anche a Monte Carlo, anche se è a latitudini più alte, ma si possa giocare. E io con Sodellin feci la preparazione all'aperto nel 2010, Sì. 2010, anche se Anch'io per con male. Volandri lì cose ed era quasi impensabile, cioè, e spesso la preparazione la fai a dicembre, novembre, dicembre, cioè prima dell'Australian Open, e si giocava fuori tranquillamente. Sì, o Cioè. vai a sud del mondo dove è estate, oppure stai il più vicino possibile all'equatore. A Roma, appena a Roma, si poteva sempre. Io ho sempre giocato fuori, pochissimo indoor, anche tornei, ho fatti pochissimi indoor. C'era un torneo, mi ricordo, al Mellano, al famoso Virtus Mellano, no? C'era l'unico torneo a Roma indoor sul cemento che io vinsi, e forse è l'unico torneo indoor che ho vinto in vita mia, cioè avevo 15 anni, era un torneo di B, e io ero C1 e vinsi, fu per l'epoca una grossa, però Un grosso esploit. sì, a parte quello non mi ricordo nient'altro. A Roma, da Firenze in su, penso che c'è bisogno dei campi. Giustamente ho sentito questa cosa dei rincari, delle bollette, del gas, dei Sì. riscaldamenti, che è un massacro, no? Sì, no, a Firenze, allora, Bologna è il discorso che nevica, ghiaccia, quindi quando inizia a essere ottobre si inizia a fare la scuola, l'agonistica dentro, no, e si esce a marzo, aprile, ecco. Cioè, a Firenze effettivamente è difficile che nevichi, perché quella è una grossa cosa, ghiaccia ogni tanto, però c'è ancora la cultura di giocare molto fuori, cioè, nel senso, per esempio, noi abbiamo ancora i campi, giochiamo anche d'inverno, abbiamo i campi coperti, però giochiamo anche fuori. Il CT Firenze è da qualche anno che si è premunito di tre campi coperti. Prima c'era la cultura di giocare solo fuori, quindi un po' Firenze è un po' una via di mezzo. Sopra, Sì. ripeto, da Bologna in su, Tu a Bologna sempre indoor, 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 molto mediolanum, sì. indoor, indoor, indoor. Sì. Quando arrivavo c'era il torneo del Principe a Firenze, per me era un altro sport, perché era tutto l'inverno, giocavo Sì, mi ricordo che dentro, me lo dicevi, no, certo, era imbarazzante. inguardabile. Vabbè. E quindi sottolineiamo questa differenza e consigliamo ai giovani coach e ai giovani giocatori di gestire questa situazione, che anche sulla stessa superficie, no? Cioè anche la terra indoor, che per me è una cosa bruttissima, perché sembra che stai in miniera, no? Fai così col dito sui teloni, chissà che te Sì. respiri. Non mi piace questa terra indoor, però certe volte è l'unico modo. Senti, qua c'è Yannick Sinner che ci scrive ciao, che ci sta seguendo, Ah, ma però lui ha era chiesto. quello cosa aveva scritto? No, diceva, se ci diceva qualcosa, insomma, che parla, Allora, cioè, nel senso, Yannick, se sei te, allora noi vorremmo batti un averti, colpo. vorremmo averti, chiedi l'accesso, vorremmo averti con noi. Fai vedere la faccia subito, vai. Vediamo, io spero che sia tu, e se sei tu, bocca Sì. al lupo, complimenti, che possiamo dire? Se non sei te, ti salutiamo lo stesso.
Hai messo il nome finto, però voglio pensare che No, sei dentro. sarà il tipo così fan club, Fan spero, roba club, del sì. genere, fan. Allora un saluto al fan club, Santa Cruz di fan club, al club dei tifosi. Un argomento, cioè nel senso, io sono mi interesso così come allenatore di, credo, crescita personale, nel senso di migliorarsi, perché io credo che Assolutamente, la base. noi insegniamo facciamo gli allenatori per così far migliorare i nostri allievi, però deve partire da noi stessi allora, su il campo da dentro, fuori con le racchette di linea era drammatico. Adesso con le racchette di oggi il cambio è più facile, è verissimo. Francesco è un grande appassionato di tennis, è un esperto, per esempio, di materiali, di racchette, di bilanciamento delle racchette. È uno scienziato, Hai Francesco Clavacchi. Sì, ragione, perché è nei era vero, molto più difficile, è vero. certo. Era tutto più difficile. Per me era difficile, con viceversa, da fuori a dentro. No, dicevo, però credo che il miglioramento debba, cioè, venire prima di tutto su noi stessi, poi credo che deve diventare un'abitudine. E come miglioramento personale si dà l'importanza alla routine, a trovare anche, non so adesso c'è la moda di svegliarsi anche prima per avere del tempo, per avere una propria routine produttiva a livello fisico, a livello così di meditazione, respirazione, tutte cose. Il tennis però è un problema per le routine. Cioè, io ho sempre fatto, ho avuto sempre delle grosse difficoltà ad ambientarmi, nel senso posso giocare alle 10 del mattino oppure giocare alle 11 di sera e avere delle routine è praticamente, cioè avere delle routine di tempo è praticamente impossibile. Tu come le hai gestite da giocatore e anche da allenatore? Come sei riuscito così a sfruttarle? Ma secondo me ogni giocatore ha la sua routine, le sue abitudini, è difficile trovare le cose in comune per tutti. Io da giocatore una routine per me era andare a correre. C'era questa cosa, forse all'epoca era una cosa quasi obbligatoria che il tennista doveva correre. Quindi io dovunque stavo, mi ricordo abbiamo fatto delle volte da solo, andavo con mio amico Marco Vitali, un B2 di Roma forte che... Andavamo ai tornei di B quando ero un ragazzino che mi hanno formato molto, no? Perché erano tornei di giocatori forti, c'erano. Ho vinto uno, ho battuto Vantini in semifinale, era veramente tosto, batte questi 3-4 anni di più di noi. E la Certo. mattina, prima di colazione, si faceva sta mezz'ora di corsa, tre quarti d'ora di corsa, ma il giorno del match, Il fino giorno a del match Vega. Sì, era correvi tre solo quarti d'ora, mezz'ora. sì, più piano, no? Certo. Facevo gli sprint, però insomma era per mettere in... Mi ricordo a Clusters, c'era il gruppo dei romani della nazionale con Ricci, Cappelloni, c'era Vittorio Crotta, non so se c'era Poggioli o Filippi, non mi ricordo, no? C'era questo torneo under 18 nell'84 su ste montagne, ci facevamo queste corse la mattina prima di colazione, immagina Fabrizio Ricci, Correva anche lui, Cappelloni, no, dai, non ha mai corso in a vita corsa, sua. sì, andavamo a correre, questa cosa era... A me piaceva, a me è sempre piaciuto correre, ho fatto E te lo diversi sai, e sport. l'hai mantenuto come tua routine anche quando sei stato professionista, Sì, cioè assolutamente, assolutamente. sì. Andavo sempre questa mezz'ora di corsa. Io abito a Roma vicino a un parco, il parco più grande di Roma, è meraviglioso, si chiama Villa Panfili. E probabilmente a forza di correre l'ho consumato, no? C'avevo un percorso mio da fare, quella era una routine, no? Cercavo di battere il mio record anche per vedere a che punto stavo, no? Come Certo. forma fisica. Quindi la corsa e anche il salto con la funicella, noi questo c'avevamo, no? Insomma, quindi le mie routine erano quelle, la funicella, gli addominali, mi sentivo bene se facevo sempre queste cose qui. Adesso vediamo Nadal, per esempio, ha di uno del mio livello, no? Nadal che sta le sue routine con le bottigliette lì, che non tocca le righe, quelle sono più quasi superstizioni, no? Però Sono dei taglieggiano a fare. rituali, sì. Io credo che i rituali hanno la loro importanza, cioè quasi che ti ricordano anche quello che hai fatto in passato, cioè quasi una sorta che ti evochi il tuo passato. Lui evoca anche il Nadal e le vittorie che ha avuto precedentemente, a mio avviso. Sì, io battevo la palla prima del servizio o 4 o 10 volte. No, se mi sentivo pronto dopo 4 servivo, se no ne facevo altre 6, andavo a 10. Avevo sempre queste piccole
chiamale routine, chiamale fissazioni, però secondo me aiutano a stare focus, a essere precisi. Ecco, tutte le cose che fa bene Nadal, secondo me c'è anche questa, che molti lo piano in giro. Fognini diede un calcetto alla bottiglia, no? Lui se non è rompe che Ma tanti l'avrebbero voluto fare, però lui l'ha fatto lui l'ha fatto. effettivamente. Fognini è un'altra Ma categoria. vedevo un video che c'era un raccattapalle che così senza farlo apposta ha urtato le bottigliette, ha Sempre guardato uscito. così con la coda dell'occhio Nadal, e Nadal ha riso, vuol dire, cioè, l'hai fatta, cioè, bellino, bellino. Beh, io credo che le routine abbiano, cioè hai il grosso merito, prima di tutto se tu ti abitui a fare delle cose sprechi meno energia, cioè nel senso sono cose che fai automaticamente, quindi ti puoi dedicare ad altro. E poi credo che ti fanno passare un po' la parte emotiva, cioè nel senso diventi quasi come un robot, ecco, quindi è un modo per fare gli stessi movimenti e facilitare gli stessi movimenti, quasi degli inneschi, ecco, cioè molto importanti. Cioè. Sì, sicuramente. Sicuramente. Ci sono altre domande? C'è Simone Corsi, il mio allievo, un coach bravissimo che ci sta vedendo, lo saluto. Vediamo un po' chi ci sta seguendo. C'è Massimiliano Meschini, grande amico, coach, direttore di scuole. È bello vedere tutti questi amici che ci seguono, no? Poi dopo poi possiamo so che molti le vedono anche dopo, che non le vedono in diretta, ma le vedono dopo. C'è mia mamma, Dipende tu, almeno ti guardi, vedi un Uro Svico, pochino. c'è Uro Svico, Grande puro Uros, allievo. grande Uros. Lui poteva dirmi che facce facevo. Echo. Quando ho fatto il capitano della Serie A, c'erano praticamente 5 singoli e 2 doppi su 2 giornate. Io facevo il capitano fisso, cioè sinceramente era abbastanza di tensione perché poi avevo dei giocatori tipo Bracciali così che erano anche belli agitati. E mi è venuta, adesso si vede poco perché ormai la sopracciglia qua bianca adesso, che cioè proprio diventava, ogni tanto diventava clamorosa. Mamma mia, ma come 5? Erano 4? 4 singolari e 2 doppi, erano 5? No, all'inizio erano 5 singoli e 2 doppi, la Serie A era 5 singoli e 2 Ah, doppi, che giocavamo bello. in un campo, in un campo coperto perché l'altro era allestito di tribune si giocava in 2 giornate, ecco, cioè, quindi Poi c'è non si finiva più. Uro, si è messo alle risate. Pietro Padovani è tuo figlio, Sì, che oggi ha giocato anche lui, sta insegnando, ha giocato un torneo, ha vinto una bravo. bella partita, abbiamo parlato prima, mi fa molto piacere che lui ha intrapreso quel lavoro di allenatore, insomma, gli sta piacendo, poi Bellissimo, non si bello, sa cosa. bellissimo. E lo stesso ha giocato, quindi mi diceva anche le sue sensazioni di fare la partita, di mettersi un po' in gioco, che credo che anche quando uno insegna, soprattutto se sei molto giovane, può essere bello. Ecco, cioè. È una cosa bellissima, io l'ho conosciuto al Matchball. Pietro, un grande saluto, un abbraccio, in bocca al lupo, bravissimo. Grande. Muy bien, Claudio. Allora Oggi abbiamo. Sì. Abbiamo fatto una chiacchierata veloce, poi ah no, c'è anche l'esordio adesso, sì, allora, di Djokovic con Musetti e poi di Sinner col nuovo allenatore. Ecco. Sinner avrà più pressione e Djokovic come lo vedi? Cioè, anche lui Bello, riuscirà a sì. giocare Bene, tranquillo? due argomenti interessantissimi, ne parleremo chiaramente con più cognizione di causa la settimana prossima, però Djokovic, tutte e due vengono da una storia un po' particolare, completamente diversa ovviamente una dall'altra. Sì, vabbè, Sinner ha cambiato coach, come spesso cambiano coach tanti giocatori, purtroppo dispiace. Ma è sempre così, insomma, quando uno cambia un po' di pressione ce l'ha, il nuovo coach ce l'ha, ma sta nella natura delle cose, del tennis. Vediamo come va Poi tutto, insomma. più sale il livello, uno si aspetta, dice, beh, questo è il numero 10 al mondo, che bello Vagnozzi, questa nuova avventura, però
Sicuramente è una gran esperienza, una gran bella avventura, però la pressione sale, ecco, tu lo sai sì, meglio di poi me. se perde, diciamo, allora chi sta sbagliato, è come la squadra di calcio, no? Per la prima partita, però devi dargli il tempo, Devi dargli il tempo, proprio, perché devi vince o dargli, perde, come devi non dare almeno credo, 6 mesi di ecco. tempo, almeno 6 mesi di Infatti. tempo per decidere se almeno 3 slam deve fare col nuovo team. Io Perché poi non ha cambiato solo il coach, ha cambiato tutto il team. Questo è ancora più importante, no? Quindi deve conoscere il nuovo coach, il nuovo fisioterapista, il nuovo preparatore fisico. Insomma, è un lavoro lungo, insomma, Certo. capirsi bene, ma se avrà probabilmente preparato bene questo discorso qui. Ci chiede Piragna 76, l'ex tennista Roberto Palpacelli, lo conoscete? Io non, Sì. tanto, no, ma, non ho mai Io conosciuto. ci ho giocato anche contro, cioè, Mi ricordo, mi ricordo. aveva delle qualità incredibili, però persona spettacolare, buonissima così. Però insomma aveva anche problemi di continuità, ecco, quando giocava, cioè nel senso che poteva diventare un ottimo tennista, aveva molto talento, ecco, tennistico e fisico soprattutto. Io me l'ho incontrato in torneo, era tipo 5-2 per lui, effettivamente mi faceva una valanga di ace e poi tipo vinto 7-5, 6-1 io, ecco. E fuori Senza dal autonomia. campo. No, è fuori dal campo e mi dice, mi dicono tutti che ho talento, poi però non vinco così tanto, no? Io dico, ma in allenamento, per esempio, tu riesci a giocare 2 ore e mezza come hai giocato i primi 20 minuti? Dice, no, e allora, cioè nel senso che non è... quindi... Se no fai solo i tie-break, è certo. No, però, insomma, una storia complicata nel No, tennis... poi Federico Ferrero ha scritto un libro Sì, un bellissimo, che libro chiama bello, Il genio sì. Sì, della penna. infatti. Assolutamente. Bene, Antonio, allora anche oggi Un un abbraccio, un abbraccio, abbraccio, saluto un a tutti. piacere vederti come al Beh, solito. anche Ciao per me. caro, Ciao a tutti. ciao caro, Ciao, ciao. ciao ciao.